ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Prima di tutto vi auguro buona domenica e prima di iniziare il video vi volevo chiedere se vi va bene queste uscite di video, cioè domenica, mercoledì e venerdì, o se vorreste magari che i video uscissero lunedì, mercoledì e venerdì. Ragazzi, ditemelo pure, scrivetemelo giù nei commenti, ovviamente io cercherò di soddisfare la maggior parte di voi. E secondo, ragazzi, ovviamente volevo farvi vedere delle classi overpower su Call of Duty Ghost, anche se alla fine c'è sempre di mezzo la connessione che incide su tutto. Quindi ragazzi, partiamo subito, io ovviamente vi faccio vedere le classi che sto utilizzando su Call of Duty Ghost in questo momento e partiamo subito su queste classi. Ovviamente ho fatto tutti i 10 prestigi, l'ho finito da un pochino ormai. E mi sono reso conto che ho fatto, ragazzi, il prestigio più corto è stato questo, che l'ho fatto in 6 ore e 39, minchia ragazzi, è veramente poco. E poi, come potete... sì, bello. E poi il prestigio 10, cioè l'ultimo, ci ho messo 11 ore, un pochettino di più, perché magari non c'erano neanche i doppi punti. Comunque se partiamo subito, vi faccio vedere le classi che sto utilizzando precisamente in questo periodo. Sono il Vector CRB, che mi sono reso conto che è veramente un'arma cazzuta, molto cazzuta ragazzi, veramente devastante. E come potete vedere l'ho equipaggiata con mino tracciante e silenziatore. In questo caso è una delle prime armi che utilizzo, anzi forse, dai, devo dire la verità, forse è la seconda che ho di scelta, perché ovviamente col silenziatore perde un pochettino del suo danno. Vediamo le specialità, ragazzi: sono potenza, gioco di prestigio, mira stabile, silenzio di tomba, concentrazione e pieno carico. E poi ovviamente pacchetto serie, potete mettere quello che volete. Se volete magari fare una cam, utilizzate, come si chiama ragazzi, prestigiatore specialista. E quindi questa ragazzi è la prima classe. La seconda, stessa identica specialità, però in questo caso mettete calcio e mirino tracciante. Perché ragazzi, se togliete il silenziatore al Vector CRB, ovviamente avrà un danno maggiore. Oltre ad avere danno maggiore, vi giuro che shotta in un colpo. Quando siete messi bene, magari connessione, io ragazzi ve l'ho detto, ho 12 megabit in download, forse 0.86, e qualche volta mi capita sino a 1 di upload, e poi di ping, ragazzi, se non sbaglio dovrei girare intorno ai 19, il più basso che ho raggiunto su di ping forse è 14. Quindi ragazzi, se avete un'ottima connessione magari riuscite veramente a shottare. Io ragazzi riesco a shottare con questo Vector, quindi ve lo consiglio, è veramente un'arma formidabile per contrastare magari chi ha connessioni più potenti, più performanti. E beh, vabbè, diamo un po'. Rise Son of Rome. No ragazzo mio bello, purtroppo non ho Rise Son of Rome in questo momento. E poi gli altri ragazzi, sempre ovviamente l'M-Tarix, che ve lo consiglio, che rimane un'arma buona, che è sempre con mirino tracciante e silenziatore, ovviamente l'ho fatta a oro. E sempre le stesse specialità ragazzi, perché in questo caso ricarica più rapida, non ci serve niente, ci serve prontezza, che dopo uno scatto l'arma è pronta più rapidamente invece che estrazione rapida. Perché estrazione rapida, sappiamo che il Vector come le Metarix sono delle armi e delle mitragliette, quindi sono veloci da estrarre, al contrario dei fucili d'assalto. Estrazione rapida è più utilizzata sui fucili d'assalto piuttosto che sulle mitragliette. Quindi io vi consiglio prontezza, perché con, come sappiamo tutti, con le mitragliette ci mettiamo fisso a correre e appena becchiamo un avversario abbiamo l'arma più pronta. L'arma pronta più velocemente per sparare un avversario. Quindi io vi consiglio sempre protezza e gioco di prestigio. Ovviamente se volete utilizzare due punti che sono gioco di prestigio in un altro modo, usatelo pure, perché gioco di prestigio non è utilissima, cioè è utile per la velocità di ricarica, ma oltre a quello non ha nessun, diciamo, fattore incisivo. Quindi potreste mettervi magari, non lo so, invisibile a supporto aereo, ora con le torrette, o altre cazzate che possono essere veramente più utili in gioco di prestigio. Io ovviamente ragazzi uso il gioco di prestigio perché ormai ci convivo da mesi e mesi. Poi ragazzi, altra arma, sempre M-Tarix con tracciante e calcio. Non mi soffermo perché è sempre la stessa specialità. Poi ovviamente l'Honey Badger, un'arma su 1000, ce l'ho anche io, ovviamente un fucile d'assalto, in questo caso l'Honey Badger.
l'ho usato, l'ho messo, gli ho messo ovviamente il calcio anteriore e caricatori aumentati, che anche questo fa veramente la differenza, solo che i movimenti sono molto più lenti, quindi vi consiglio come specialità predatore, solo che se dovete utilizzarlo in clan vs clan, comunque sia in competitive di Call of Duty Ghost, non vi fa mettere il predatore e quindi vi rende un pochettino la vita difficile, visto che Lone Berger nel mirare è abbastanza lento. Poi ragazzi, ultima arma, ovviamente un altro Vector che mi ha consigliato un mio amico di clan, che come conoscete tutti, con cui ho fatto squadre, che è Andrew Corso. Come potete vedere, lui mi ha fatto creare questo Vector con calcio anteriore e effetto perforante, solo che se, ovviamente sempre le stesse abilità. È solo che non riesco a utilizzarlo bene perché non ho un mirino e il mirino è veramente fondamentale in un'arma che è così imprecisa. E vi giuro ragazzi che fa la differenza il mirino tracciante, perché vi dà una stabilità veramente buona. E questo invece di non avere il mirino, usare solo il mirino metallico del Vector, è veramente una cosa instabile, si muove troppo l'arma ed è veramente difficile da tenere. Infatti ci vorrebbe un terzo accessorio, ci vorrebbe un mirino. Sarebbe fantastico mettere effetto perforante con il calcio anteriore e con un bel mirino tracciante, ragazzi. Sarebbe un'arma bestiale, cazzutissima per poter devastare chiunque. Ovviamente sappiate che su Deathmatch, comunque sia l'online di Call of Duty Ghost normale, è veramente più semplice in confronto al competitive. Quando incominciate a giocare nel competitive, ragazzi, vi renderete conto prestissimo che c'è veramente gente connessionata che vi sfonda il culo, ragazzi. Vi giuro, lo sparate prima, anche 2 secondi prima, lui riesce a nascondersi e a uccidervi con 2 colpi. Quindi, ragazzi, chi gioca in competitive deve avere una pazienza assurda. Perché io sinceramente non ne ho e purtroppo qualche volta quando devo giocare col mio clan mi sclero molto facilmente, visto che mi ammazzano, vado anche molte volte in negativo. Comunque sia, ragazzi, queste sono le classi che ho creato per voi, anzi, oltre a averle create per voi, le ho create anche per me, anzi, prima per me e poi per voi, perché ovviamente per giocare su Call of Duty Ghost ci vuole una manna santa veramente di culo, oltre a creare delle armi decenti. E bisogna ovviamente migliorare anche questa storia delle connessioni che abbiamo in Italia, perché fanno veramente cagare, ragazzi. Io non so che dire, appena ve l'ho detto, appena arrivava la fibra qui a Cagliari, io me la metto, io me la faccio cablare, quello che cazzo è, me la faccio inserire, perché io ho veramente bisogno di una linea che sia ottima per poter, diciamo, contrastare la gente che c'è in tutto il mondo, perché la gente in tutto il mondo almeno a 30 mega, 3 in upload, 5 di ping, e noi siamo veramente troppo indietro e questa cosa crea tantissimi problemi. Quindi, ragazzi, da Cura Notate è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci rivediamo alla prossima, quindi bella raga!